Seconda giornata di Almaq ad Hong Kong, Spediporto due volte protagonista. Il presidente Andrea Jacquero ha partecipato al panel Youth Empowerment Workshop, un tavolo di discussione di alto livello con rappresentanti di realtà internazionali come Geodis, Coca-Cola, Ocean Network Express. Jacquero, nel suo intervento, ha sottolineato come sia importante per il settore della logistica la resilienza e la capacità di condurre il cambiamento e non di subirlo. Nell'era della digitalizzazione, ha proseguito Jacquero, sarà necessario immaginare un'integrazione che non sia solo verticale, legata alla filiera logistica, ma anche orizzontale. Cioè che coinvolga i sistemi di controllo. Il presidente di Spediporto ha sottolineato anche come la complessità della logistica spesso sia stata sottovalutata, invece la supply chain si deve confrontare non solo con tendenze di mercato spesso imprevedibili, ma anche con eventi altrettanto repentini di tipo geopolitico, ambientale e sociale, che rendono molto complessa l'interpretazione sia delle esigenze del cliente che delle situazioni ambientali, anche di tipo amministrativo. Ma un evento come Almaq è fatto anche di incontri collaterali, come quello che il presidente Jacquero e il direttore generale Giampaolo Botta hanno avuto presso il consolato italiano con il gruppo e-commerce più importante di Hong Kong, HKTV, una realtà che ha realizzato in soli 3 anni la piattaforma marketplace più importante di Hong Kong e Macao e che si sta espandendo anche in Gran Bretagna, Australia e Nuova Zelanda.